Ebbene, buon salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video, un video sull'artbook di Berserk o Berserk Illustrations File. Tempo fa ne uscì anche uno per la Planet Manga, questo è della Grenaille francese, però quello di Planet Manga non ho idea di cosa contenga e se sia la stessa cosa oppure no. Mi pare fosse Illustration Book. Magari hanno cambiato semplicemente questo, non ne ho idea. Ad ogni modo, se ce l'avete, fatemi sapere cosa c'è all'interno, se è la medesima cosa. Oggi appunto vi porto la versione de della Glénat, edizione francese, dell'artbook di Berserk. Diamogli un'occhiata. Allora, come prima cosa, qua notate che c'è una brutta pieghetta perché sì, mi è arrivato un po' rovinato, però cioè, non mi interessa, me lo tengo. Vi faccio vedere com'è la sovracoperta e cosa c'è sotto. Mettiamo un attimo l'artbook da parte per vedere un po' la sovracoperta che si presenta in questo modo con due delle illustrazioni presenti, solo che questa ha uno sfondo con delle rifiniture dorate che alla luce un pochino dovrebbero vedersi. Si vede anche qua la scritta Berserk in costa e Berserk Illustrations File, perché ogni volta lo canno. Qua in basso il nome della casa editrice, poi il codice a barre che non ha un costo, insomma, segnato su. O comunque in tutto il volume non c'è quanto costa, non ho idea del perché. Nei volumi francesi e spagnoli non c'è mai scritto, non so il perché, se lo sapete fatemelo sapere. Quindi, questa è la sovracoperta, dietro nelle bandelle non c'è praticamente niente, qua continua insomma il disegno con le rifiniture in oro e qua c'è una piccola scritta che sempre in oro non so leggere perché io il francese non lo so, sono una capra e vabbè che vi devo dire. Comunque, togliamo la sovracoperta e passiamo effettivamente a quello che ci interessa, ovvero l'artbook. C'è da menzionare che rispetto a quello di Junji Ito è un pochino più grande, adesso vi faccio vedere. Allora, se li affianco sembra che siano alla stessa grandezza, ma in realtà quello di Berserk è leggermente, vediamo se riesco a metterli a filo, è leggermente più alto e leggermente più largo, quindi è comunque un po' più grosso del volume di Junji Ito, perciò se ci state a pelo pelo con questo volume in libreria, sappiate che questo lo dovrete mettere da qualche altra parte perché altrimenti non ci starà. E tra l'altro, come mio solito, per farvi vedere quanto è più grande l'artbook rispetto a un volume standard, vi prendo il volume standard per eccellenza che ormai utilizzo per i video degli artbook, ovvero Samurai 8 o Samurai 8. Questa è la grandezza, insomma, dell'artbook riferito a un volume standard Planet Manga. Direi di iniziare a sfogliare questa bellezza, perché di bellezza si tratta, vi faccio vedere già. Comunque sia, i disegni stupendi del nostro caro Kentaro Miura. E qua un po' di insomma indice su quello che troveremo. C'è parecchia roba scritta in francese che non so leggere, ma piano piano me la tradurrò e me la leggerò. Insomma, adesso godiamoci le pagine bellissime, intrise di magia e di dark fantasy di Kentaro Miura, nonostante che adesso ci siano gli unicorni e le fatine, ma va bene. Qua in basso c'è scritto da dove tratta l'immagine, che in questo caso è inedita, è del 96. Non so quanto sia inedita, però vabbè. Anche qua immagine inedita. Questa dal capitolo Revenge, che sta scritto quassù. Pagina T3, non ho idea di cosa voglia dire, del 91. Comunque, vabbè, no, non ve lo vado a leggere. Dovrei cercare un attimo magari di prendere e alzare la videocamera un po' di più, perché altrimenti è un casino. Non si vede bene. Oppa, così. Che ti chiudi a fare tu, scusami. Riapriti. Come dicevo, lassù e qua giù ci sono scritte delle robe riguardanti le immagini, se riuscite a leggerle bene, altrimenti no, non lo so, io non c'ho voglia di fare un commentary. Comunque, ci saranno delle immagini che dovrò censurare perché c'è Casca con le tende al vento e quindi devo per forza farlo. Mi perdonerete, ma lo dovrò fare. Guarda qua che belle, belle illustrazioni, questa stupenda del capitolo riguardante il marchio di Guts, il marchio dei sacrificati. Madonna, è la prima volta che lessi Berserk, che vidi questa pagina, mi dissi, no, ma come poteva essere colorata? Ecco come poteva essere colorata, madonna che bella.
Che bella davvero. Peccato nella versione Dark Horse non ci siano le pagine a colori. Questo mi dispiace davvero. E qua, come dimenticare la prima scena con cui si apre Berserk, l'iconica scena in cui si va a trombare un demone. Stupendo. Che poi tra l'altro qua non si vede niente. Neanche qui, se non sbaglio. No, perfetto, perfetto. Si vede solo il culo di Gatsu, che vabbè, insomma. Niente di che, insomma. Oh, stupenda questa dove c'è il conte che sembra un cazzone gigante che va verso Gatsu e Pac che lo sta a guardare tutto bello beato. Questa viene da una copertina di un volume. C'è scritto Couverture du tome, credo sia cover del volume, insomma. Le cover originali giapponesi di Berserk sono diverse da quelle italiane. Alcune sono state anche rifatte, tipo il numero 1, che se non sbaglio era questa, la cover del numero 1, sì, era questa qui, è stata rifatta e in Giappone ne ha un'altra, se la riesco a beccare ve la metto qua in video, perché all'interno di quest'artbook non c'è, ovviamente, un artbook che era del 2009 e l'hanno ristampato fino al 2019. Qua la prima apparizione del Bejelit, che mi aspettavo sinceramente più rosso, in questa scena sembra più un marroncino, ma magari sarà la luce, però vabbè. Sinceramente, raga, vedere queste tavole in versione enorme è una goduria. Pac, poi disegnato magnificamente nelle prime fasi di Berserk, poi avrà un aspetto un po' più caricaturale, però insomma, bellissimo. La bellezza. La bellezza. Questa scena, tra l'altro, ricorda, insomma, diciamo, Momotaro. Perché Momotaro nasce da una pesca, per la leggenda, so, giapponese, mentre in questo caso Guts nasce da una donna morta. Guts sarebbe il Momotaro Dark Fantasy, quindi mettiamola in questo modo. Divertente come cosa, non ci avevo neanche fatto caso fino a qualche anno fa, poi me lo fecero notare, non mi ricordo chi, però me lo fecero notare. Bellissima questa immagine con l'albero, con tutti i corpi morti e il corpo della madre di Guts, effettivamente. Non mi ricordo lei come si chiama, sinceramente. Ma andiamo avanti con quella che effettivamente è una delle scene più emblematiche di Berserk, ovvero l'uccisione di Gambino accidentale da parte di Gatsu bambino, quindi il figlio che uccide il padre. E ovviamente questo è un video che conterrà degli spoiler, perché inevitabilmente è un artbook che, insomma, contiene delle immagini particolari riguardanti la trama e il manga di Berserk, quindi come minimo ci sono degli spoiler. Non vi ho avvisato prima, mi sembrava implicito, però ve lo dico già da adesso. Andiamo avanti. Qua tutta una parte riguardante comunque l'età d'oro, i primi tempi di Gatsu da, insomma, adolescente, quando uccide per la prima volta, cioè uccide Bazuzu, non è per la prima volta, una volta l'ha ammazzato. Uccide Pazuzu e poi viene notato dalla squadra dei falchi. Infatti qua poi un'immagine enorme di Gatsu pensieroso. Bella, bella, bella davvero. Io ve le sfoglio, ma cioè, rimango solo che estasiato. Qua bellissima. Lo spadone di Gatsu, enorme. È un blocco d'acciaio che non si può neanche definire spada. Questa l'avrete sentita dappertutto. Dappertutto l'avrete sentita. Però ve la ripeto perché cazzo è una cosa che fa figo dire, insomma. E quindi perdonatemi se parlo poco, però effettivamente c'è qua solo da ammirare l'arte di Kentaro Miura. Io me lo sono goduto prima, però, cioè, guarda qua, col culone di casca, guarda che culona, che casca. E questa è la copertina del volume o 7 o 8, non ricordo. Però qua è segnato come frontespizio del capitolo 29. Ok, però comunque sarebbe una copertina poi di uno dei volumi. Qua, Griffiths, bellissimo, fierissimo. Qua, Pac col suo culone, poi lo vedremo anche dopo, Pac col suo culone, questa immagine stupenda che chi ha visto l'anime del 97 conoscerà benissimo. Perché qua ovviamente c'è la famosa frase, il destino, gli uomini, eccetera, eccetera, eccetera. L'uomo è fautore del suo destino. Ecco, questa è l'immagine da cui è tratta e che è presente ovviamente nel manga di Berserk. Bellissima davvero. Qua
il Cavaliere del Teschio. La cosa bella di queste immagini, di queste tavole, è che sono tutti dipinti su tela. Cioè, almeno quella è la sensazione che mi dà guardandole da vicino, perché più le guardo da vicino, più sembra che abbiano insomma, la trama a tela. Quindi dovrebbero essere dipinti a tela. Una roba pazzesca. Qua c'è Zod, l'immortale, con quello che è appunto il conte. Si vedeva un pochino male da dove sto guardando io, però comunque sì, è lui. Sì, è lui. Citazioni. E qua, insomma, altre beltà, altre beltà. Ecco, qua mi toccherà censurare perché purtroppo c'è Casca ignuda e vabbè, insomma, lo dovrò fare. Mi dispiace per l'arte, ma lo devo fare. Qua Griffith, stupendo, che esce dal Begirith, rinato come Femto, pazzesco. Questa copertina magnifica davvero, è la copertina forse del volume 13 che è stata utilizzata nella versione italiana, con i 5 della mano di Dio, il quinto della mano di Dio appena nato nell'Eclissi. Madonna, il punto più alto davvero di tutto Berserk. Anche qui Zod, pazzesco, sembra un gargoyle. E qua diversi morti viventi che vengono uccisi o demoni che vengono uccisi. Qua l'immagine che va appunto ad essere presa per la sovracoperta di quest'artbook. E poi un po' di immagini in bianco e nero che in realtà sono in un po', cioè più che bianco e nero è una sorta di bluastro e nero, cioè bluastro e bianco. E qua Gatsu e la sua spada. Qua bianco e nero effettivamente, e questa bellissima come quella successiva, insomma, viste così enormi fanno un effetto incredibile. E i volumi della Dark Horse sono belli grossi, quindi quando potrò leggere quell'edizione lì godrò come un pazzo sicuramente. E in questo caso anche dovrò dare una piccola censura qui alla tettina di fuori di Casca. Qui Casca e Gatsu che si guardano. Belli loro, belli loro. Belli loro, dicevo, insomma, cioè, porca puttana, porca, insomma, guardali che belli che sono. Poracci. Ecco, qua ci sono due pagine interessanti, questa completamente in rosso e nero e questa in blu e bianco. Che comunque devo dire, fa il suo effetto questo blu scuro e bianco. Questa pazzesca davvero, cioè, insomma. Andiamo un pochino avanti, questa è World Guide, ve la mostro molto in velocità perché insomma sono. Ah, questa carta, prima di tutto quella che avete visto adesso, è patinata. Questa è carta opaca per i file che effettivamente non avevano bisogno di insomma carta patinata. Qua salto qualche cosa perché effettivamente non c'è bisogno di vedere tutto. È tutto scritto in francese e me lo devo tradurre perché altrimenti non. Cioè, in realtà è un qualcosa che ripercorre la storia, quindi sapendola già non mi serve a niente. Servirebbe più che altro a chi vuole approcciarsi a Berserk e chi vuole ripassare dopo una lettura, tipo, non so, al volume 40, non se l'è mai riletto. Ecco, questo può essere utile per ripassare, però sinceramente a me non serve troppo. Guarda chi c'è qui, che bellino lui. È un po' di fail sui personaggi, la squadra dei falchi, c'era anche Casca prima. Ecco qua la squadra dei falchi qua. Le Midland, il reame delle Midland con tutti i personaggi relativi appunto al re, Charlotte, Adonis, Julius, eccetera, eccetera, eccetera. Qua un po' il presagio della rovina. Guarda, qualcosa riesco a leggere a volo in francese, incredibile. E poi qui torniamo a delle illustrazioni. Adesso come la giro dovrò censurarla subito. Ecco, questa la dovrò censurare, ahimè, però insomma, vabbè, bellissima. Queste su questo tipo di carta devo dire che rendono molto molto meglio perché sono credo colori a pastello, non lo so, comunque fatti a matita e sulla carta opaca rende molto meglio rispetto a quella lucida. Qua abbiamo insomma un po' di scene riguardanti la squadra dei falchi e Guts, eccetera. Qua Griffith con Guts che ripercorre il suo passato, bello 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 davvero. Qua altra roba che dovrò saltare. E vabbè, qua la parte dell'Eclissi, della mano di Dio, Cavaliere del Teschio, Zod, madò, che goduria, che goduria, che goduria. Bellissimo. Ecco, questa è un'intervista a Kentaro Miura che
Mi secca davvero non avere o in italiano o in inglese. Tradurre tutto sto popò di roba dalla francese è una palla assoluta, però purtroppo non si trova in altre lingue, quindi ho dovuto fare così. Ecco, lo vorrei davvero davvero leggere. Per quanto sia un'intervista abbastanza vecchiotta, perché effettivamente, ripeto, è un volume che è uscito nel 2009, adesso vi faccio vedere i crediti che stanno qui. Allora, sì, traduzione, l'edizione Glenà del 2009, eccola qui, con, vediamo un po', adesso riesco a mettere a fuoco, in Italia nel marzo del 2019. L'hanno stampato in Italia questo? Ok. Adesso vi faccio vedere un posterazzo enorme. Allora, vediamo se riesco a farvelo vedere bene, ma è un po' un casino perché è enorme questo poster. Ok. Questo è il posterazzo enorme con Gazio. E adesso aspettatevi il culone di Pac, perché qua c'è quel culone di Pacto. Guarda, guarda, guarda che proprio che spacco gli ha fatto nel culo Miura. Bellissima, tra l'altro, qua Guts con lo spadone. Bello. E questo è tutto per quanto riguarda l'artbook di Berserk Illustrations File. L'ho pagato sui 19,90, al momento sta in sconto su Amazon, di base sta a 23 qualcosa, 23 rotti. Vi lascio il link in descrizione se volete acquistarlo, vi lascio il link anche di altri artbook che ho già fatto vedere sul canale, magari qui vi metto il link proprio dei video, così se ve li siete persi li potete andare a vedere. E che dire, io vi ringrazio di aver visto questo video e vi rimando ad un prossimo video. Ciao a tutti!